replicando anche al consigliere Ciriani. Io vorrei ricordare al consigliere Ciriani che abbiamo votato la mozione della consigliera Zilli quando si parlava di burca, abbiamo votato la mozione di Forza Italia che chiedeva anche l'intervento delle Forze Armate per fregiare i confini, ma vorrei anche ricordare al consigliere Ciriani la mozione che ha presentato lui pochi mesi fa, in cui chiedeva di creare centri di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa per provvedere in quei luoghi l'esame dei richiedenti asilo. Questo vuol dire creare dei canali legali, quindi lo chiedeva anche lui, che si messa in pace la coscienza con se stesso e che ci dica se vuole o meno creare dei canali legali. O se no, chi gli scrive le mozioni ci dica. Perché, insomma, mi dispiace che non si sia ancora compreso, e quindi vorrei ripetere, dicendo che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, il commissario ospitato a Trieste ha ricordato che il problema della gestione dei richiedenti asilo in Italia è quello che la maggior parte delle persone sono accolti in centri di emergenza, quindi in grandi strutture e non in un'accoglienza diffusa. No? Per cui io sono d'accordo con lui che bisogna vigilare, ma non sono d'accordo con il consigliere Ciriani sul modello che lui propone, il modello emergenziale. Che nonostante la rincuotazione che lui introduce, su cui io sono d'accordo, e lo ripeto, sono d'accordo, così come formulato, dal mio punto di vista, è sbagliato. Per cui non si tratta di non sapere qual è la linea, lo sappiamo molto bene, ed è dal 2014 che sono state approvate nostre mozioni in Parlamento, con tanto di proposte. Per cui, se ha piacere andarsi a leggere, saprà che la nostra linea del Movimento 5 Stelle sull'immigrazione è molto chiara e intransigente per alcuni punti. Presentando questo articolo, ribadisco che questo emendamento fa sì di introdurre la rendicontazione, ma togliere da parte degli enti che gestiscono questi centri il fatto di anticipare la spesa, perché così bloccheremmo l'accoglienza. Io capisco che a qualcuno può anche far comodo che non funzionino, perché così c'è più confusione e naturalmente ci sono più problemi e magari i cittadini si prende qualche voto in più perché ci sono più problemi. Ma i problemi vanno risolti e non strumentalizzati. Grazie.